Tre abitudini che vi aiuteranno a migliorare drasticamente la vostra vita e che vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi, in particolare in questo periodo dell'anno in cui noi ci poniamo gli obiettivi per l'anno nuovo, abbiamo il desiderio di cambiare qualcosa, facciamo i cosiddetti nuovi propositi, che spesso però vanno naufragando durante il corso dell'anno. Ci sono tre abitudini eccezionali di una efficacia straordinaria. La prima che vi consiglio: imparate sempre qualcosa di nuovo. Non vivete come se non aveste più nulla da imparare perché magari avete già studiato e poi avete già trovato un lavoro. Quindi, datevi sempre nuovi stimoli, potete iscrivervi a qualche corso di formazione, a qualcosa che avete sempre desiderato imparare, dedicarvi a qualcosa di artistico, qualunque cosa sia, imparate sempre qualcosa di nuovo. La stagnazione è la cosa peggiore. Cioè privarsi di stimoli, privarsi soprattutto di quegli stimoli intellettuali o creativi, ci rende persone più piatte, meno interessanti anche e soprattutto, diciamo, rende più povera la nostra vita. Quindi arricchiamola nei limiti del possibile, dedicandoci a imparare qualcosa di nuovo, che sia effettivamente l'iscrizione a un corso, a un qualcosa che preveda un impegno più formale o che sia anche, diciamo, l'autoformazione, la curiosità comunque di scoprire qualcosa. Poi, legato a questo punto numero uno, c'è il punto numero due. Non smettete mai di leggere e iniziate a leggere se non state leggendo nulla. Ognuno può scegliere il genere di libro che più gli piace, ci sono infiniti generi, quindi la vostra passione potrebbe essere leggere romanzi, come potrebbe invece essere quella di leggere della saggistica su argomenti di vostro interesse. In ogni caso, l'asso nella manica delle persone che riescono davvero a cambiare la loro vita, a migliorarsi continuamente, a raggiungere traguardi inaspettati, è sicuramente la lettura. Il numero 3, il punto numero 3, e intanto facciamo un breve riepilogo, è prendersi dei momenti, degli spazi solo per voi stessi, degli spazi di totale tranquillità, di totale distacco da tutto il resto. Ci serve un momento per conoscere meglio noi stessi, un momento per ritrovare profondamente noi stessi, quindi chiaramente sarà più facile se viviamo già da soli, ma se viviamo in compagnia di altre persone, ritagliamoci quei 10 minuti, quel quarto d'ora al giorno per entrare in contatto più profondo con la nostra essenza. Questi momenti sono davvero preziosi, ognuno di noi potrà sfruttarli nel modo più congeniale a sé, nel modo che ritiene più opportuno. Però davvero riappropriatevi di un qualcosa di vostro, perché la vita odierna e la vita moderna ci impongono un contatto continuo e assillante con il mondo esterno, quindi poi noi siamo completamente svuotati, siamo completamente rivolti verso l'esterno e non riusciamo più a sentire quello che veramente vogliamo, quello che veramente proviamo e non riusciamo più ad avere un contatto con la nostra essenza, quindi riprendere questo contatto è fondamentale ed anche questo è secondo me un asso nella manica delle persone che nella vita riescono ad ottenere quel qualcosa in più, quella soddisfazione in più, quell'appagamento in più. Bene,
Per questo video è tutto. Se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanellina per attivare le notifiche, così riceverete sempre le notifiche dei nuovi video.